Cari amici di Total Photoshop, ma soprattutto cari fans delle immagini in movimento, oggi volevo farvi vedere una funzione molto rapida, quindi il tutorial sarà anche abbastanza breve, ed è quella che in realtà trovavamo fino alla versione CS 5.5 e che ci permetteva di ingrandire i pannelli a tutto schermo. Fino a quella versione, quindi fino alla versione precedente di Premiere Pro, bisognava andare a selezionare il pannello, dopodiché con la E accentata si poteva ingrandire a tutto schermo sia il pannello sorgente, che il pannello programma con tutti i suoi comandi, che il pannello sequenza, oppure anche il pannello progetto, non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere, comunque ve lo faccio rivedere un'altra volta. Per fare questo però bisognava selezionare i singoli pannelli. Ora magari i più scaltri di voi si sono accorti, anche se ho selezionato un pannello tipo il programma e lo vediamo da questo bordo arancione intorno al pannello, ma il mio cursore si trova sopra un altro pannello e ora è sul pannello sequenza, premo E accentata e viene ingrandito direttamente il pannello, ingrandito e selezionato direttamente il pannello dove mi trovo col cursore. Poi è stata implementata un'altra funzione che è la modalità cinema, cioè attivare lo schermo intero per quanto riguarda il pannello programma. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che premendo la sequenza da tastiera, quindi lo shortcut CTRL più E accentata, viene ingrandito automaticamente il pannello programma in qualunque punto si trovi il mio cursore. Cioè questa shortcut riguarda solo il pannello programma e vedete che non ho nessun tipo di controllo, quindi adesso posso fare il mio play, vedere il mio video e una volta che me lo sono visto ripremo command o control più E accentata e torno a rivedere tutti i pannelli di Premiere. Una funzione molto utile, specie quando si ha un laptop, un portatile dove lo schermo è particolarmente piccolo e quindi pur ingrandendo il pannello programma magari non è sufficiente per una visione abbastanza chiara. Bene, anche per questa settimana direi che è tutto e ricordatevi che la vita non è un film.